Ah, la moneta, quello che mi canta la metà mazzo. Che bello. Combatterò dove vuoi. Con le zanne e con gli artigli. Però moneta va anche bene a me, visto che mi giocherò plasma. Plasma cosi. Per ora non pescheremo assolutamente niente con la moneta, sfortunatamente. Abbiamo tutti i turni in curva, quindi il nulla lui può farmi turni infiniti, noi no, onesto. Rilassiamoci e diamoci una riscaldata. No, questa saggezza Va bene, il pelo di vaglio. Ma Black, te la giochi Arena? No, non è Frozen Trout, zio. Sai benissimo qual è. Questa non è stata proprio la mossa più figa del mondo, eh. A sto punto, se è totalmente free, perché non dovrei tradare? L'ho fatta prima, è andata malissimo. Ma io non avevo niente, il mio avversario aveva tre robe che scombavano. Tristissimo. Soffriamo Brawl, però nel senso deve un attimo testarla. Secondo me non è male sto turno. O secondo te è molto greedy? Arma l'abbiamo pescata. Onesto. 6 di armor. Io a sto punto farei turno di sto tipo qua, proprio giusto tanto per, così qua mi si attiva le robe, questo lo paghiamo zero prossimo turno e siamo stracontenti. Qua contrasto a noi piace. Potrebbe rifarlo e ciclire a tutta la board. Una taglia più grande. Questo non dovrebbe essere un problema. Questo è carino. Vabbè, sicuramente qua. No, ci è andata a stra di culo. Beh, fantastico sto turno. Cioè, a sto punto non si può dire assolutamente niente. Ha ragione, cioè qua abbiamo seriamente sculato. Non so se c'era l'Etala adesso, ma top, bellissimo. E saliamo ad argento 10, emozionante. Contro Nemesis Sommozzatrice. Nel turno del giocatore la prima è una carta che non ci si può. È quella roba là. È quella che diceva il Lotus. Le zanne con gli artigli. Ok,
Esattamente quello che ci diceva il signor Lotus. Che mi ha spiegato ieri cosa faceva, ma ovviamente non mi ricordo più. Questo stregone è molto immobile nel mulligan di carte, perché effettivamente il mulligan è una parte estremamente importante. E da starci molto 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 attenti. Ok, il turno di un giocatore della prima carta è una carta che ci si può permettere di giocare. Ah, era quello del mana. Now I remember it. Questo surrenda così. Non gioca. Ci regala la win il Sunny. Gli vogliamo bene al Sunny se ci regala la win. Carta da due mana, cosa ci dai? Forgia? No, andiamo di questo qua. Ma il Sunny ha deciso che ci regala la partita. Grazie, Sunny. TVTB. TVTB. Ma perché non esplode? Quanto cazzo di turni ci mette? No, vabbè, andiamo a fare le cose comunque un pizzico più conservative. Pizzico, prima che Sunny arrivi, siamo in vantaggio, siamo messi bene, ovviamente, però comunque lo stregone potrebbe clearci tutto con una spell perché è stronzo, no, beh, lui no. Però, dai, esplodi Sunny, tanto non sei AFK. Ti sarà saltata la connessione. Noi ce la giochiamo con Oak, andiamo a fargli più danni possibili. Non finisce, ma sì, va bene. Il carico è lui. Egregio Lotus, buonasera, tutto bene? Io farei di questo, facciamo peschino, facciamo due danni, voglio giocare Arcar, voglio giocare questo, faccia, 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 faccia. E ok, tutto bene, dai. Prima ho fatto un'arena, ho perso tutte subito. Tra l'altro, 2 su 3 ho sbagliato io. Perché non ho preso il lethal alla fine. Porca troia. Però sono andate malissimo, secondo me. Top deck di arma per la gloria. Il Sunny è stato gentile. Tavis, Tavis. Carino. Sarò l'artefice della mia fortuna. Con le zanne e con gli artigli. Bello. Allora.
Noi già abbiamo il plasma mantelli. Sì, non è male come turno. Abbiamo anche la coin. Abbiamo reso questa maledizione la nostra forza. Ok, non è il mio mazzo. Absolutely. Io potrei fare un turno super aggressive. Perfetto. L'altra morte non può far male. Vabbè, questo qua non si attiverà mai. Però è comunque molto 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 buono. Abbiamo sia Misha sia Offer sia Leok. Già pronti ad entrare in campo in caso di bisogno, di necessitudine. Io rilancio, tu molli. Secondo me aveva sbagliato il conto. Voleva lanciare la magia, ma gli è andata male. Allora, io farei di queste. Ok, qua ci tocca andare faccia per vedere che cazzo di segreto è. Ok, quindi può essere tranquillamente il più 2 più 2. Facciamo un test. Anzi, no, ti dico di più. Ok. Ah no, era solo peschino da parte sua. Onesto. Misha. E mo vediamo che cos'è. Quindi è o più 3 più 3 o trappola per topi, però secondo me non è trappola per topi perché non la giocherà. Quindi è più 3 più 3. Stessa identica roba che c'ho io. Abbiamo mangia magie. Cos'è che ci può dare fastidio? Probabilmente tanta 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 roba. Zoom, zoom. Un pinguino, pinna fredda nel campo di battaglia. Abbiamo un secondo arco, però Steam non ci ha dato un segreto, quindi. Va bene, qua ti prendi una svalangata di danni faccia, ma lo sapevi. Quindi su sta roba non puoi avere dubbi. Decide di fare così, decide di tradare Face. Va bene, onesto. Allora, io voglio questo. Voglio questo. Voglio far di questo. Cosa stai facendo, Jay? Non puoi fare una cosa del genere. È una stronzata, lo sai, vero? Però io potrei comunque sbattermene i cosiddetti e andare completamente face perché tanto c'ho la board che è infinitamente più grossa della sua. Ok,
Eh sì, perché se io qua vado a tradare, lo prendo proprio dove non batte il sole. E lui, l'Ethal qua, non riesce a tirarmelo fuori, perché tanto 20 danni sono troppi. Board qua, se tradi, devi tradare. Io non ho paura neanche di trappola esplosiva, perché me ne sbatto totalmente. Appunto, qua lui deve tradare. Usare arma per andare face, non so se se lo può permettere. Giocare i segreti è un leggiadro, chi se ne frega. E l'abbiamo vinta, palese. Abbiamo rischiato, Linting. Va bene. Però qua abbiamo rischiato.